Buongiorno, mi chiamo Michele Sergio. A Napoli Caffè arriva ufficialmente un po' più tardi rispetto alle altre capitali europee come Vienna e Venezia. Arriva con l'arrivo a Napoli della regina Maria Carolina, sorella di Maria Antonietta. Lei, che già alla corte del padre e della madre beveva la cioccolata, beveva il caffè, volle anche nella metà del Settecento portare queste bevande a Napoli e fu subito successo. Pasquale, sto appoggio reale dal 53. La pianta del caffè fa dei frutti che possiamo che ricordano delle grandi ciliegie di colore rosso. All'interno di queste bacche ci sono i chicchi che devono essere estratti. Si chiama il caffè crudo o caffè verde, che però non è adatto a essere lavorato perché non può essere macinato. Allora, per poterlo, diciamo, macinare e renderlo quindi un infuso, il caffè deve essere tostato. Anticamente il caffè veniva tostato in casa o nelle piccole torrefazioni. Una volta che arrivano nelle nostre case i chicchi di caffè oramai tostati, nelle nostre case e nelle nostre caffetterie, devono essere macinati. Anticamente si usavano dei macinini manuali, come questo qui. In questo contenitore si mettevano i chicchi di caffè tostati e girando la manovella si realizzava la polvere da caffè. In passato il caffè veniva preparato con queste due caffettiere principalmente, la cucuma o cucumella, la classica caffettiera napoletana, e la più moderna moca, più moderna e più veloce. Per fare un buon caffè casalingo noi dobbiamo rispettare 5 regole: la A di acqua, come diciamo l'acqua deve essere fresca, povera di calcare; la seconda lettera è la B, il bordo, infatti l'acqua va messa nella caldaia fino alla valvola di sicurezza. Prima di inserire il filtro, mettere mezzo cucchiaino di caffè macinato all'interno dell'acqua. Il caffè non deve essere pressato quando va messo nel filtro, ma deve formare una cupoletta. Il caffè si deve preparare a fuoco lento. L'espresso napoletano per eccellenza è l'espresso preparato al bar. Però se si rispettano tutte queste regole e tutti questi antichi passaggi che si tramandano di generazione in generazione, da padre in figlio, sicuramente il caffè preparato a casa ricorderà molto il caffè espresso preparato nel bar.